Potenza, 17 marzo 2010. Degli operai si trovano nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità. Gli sono stati commissionati dei lavori di manutenzione a causa di infiltrazioni d'acqua. La stanza sudicia deve essere quindi risanata e ripulita, poiché è piena di robaccia, tra cui stracci, bottiglie, statue ed un materasso lercio. Uno degli uomini si addentra in uno degli angoli più bui e dietro a un piccolo muro fa una macabra scoperta. Nascosto sotto alcune tegole disposte casualmente, c'è un corpo, forse di una ragazza, impossibile da riconoscere poiché ormai mummificato. Un orologio e degli occhiali è tutto ciò che è possibile vedere accanto ai resti umani. Era quello il corpo di Elisa Claps, scomparsa misteriosamente 17 anni prima? E come era stato possibile che nessuno, durante tutti quegli anni, avesse visto il corpo o quantomeno sentito l'odore emanato dal cadavere in putrefazione? Elisa Claps nasce a Potenza il 21 gennaio 1977. È una ragazza semplice, una brava studentessa, amata dalla sua famiglia, che trascorre le sue giornate tra scuola, chiesa ed amiche. La mattina del 12 settembre 1993 era domenica e la ragazza, all'epoca sedicenne, dirà a suo fratello maggiore Gildo di doversi recare a messa con la sua amica e che poi lo avrebbe raggiunto alle 13 per pranzare con il resto della famiglia in campagna. Elisa, però, non farà mai più ritorno a casa e di lei si perderanno completamente le tracce. Secondo la testimonianza della sua amica Eliana, quella mattina aveva un appuntamento, verso le 11.30, nei pressi della chiesa della Santissima Trinità, con un ragazzo che le avrebbe dovuto consegnare un regalo per festeggiare insieme la promozione agli esami di riparazione. L'amico in questione è Danilo Restivo, risulterà infatti l'ultimo ad aver visto la ragazza ed il primo ad essere indagato. Danilo Restivo, 21enne, era un frequentatore assiduo della parrocchia. Aveva stretto rapporti d'amicizia con il parroco, che spesso veniva invitato alle sue feste di compleanno. È sempre stato definito un ragazzo molto strano fin da piccolo. Una compagna delle elementari racconterà di averlo visto in più occasioni tagliare ciocche di capelli alle altre ragazzine per incollarle nei suoi quaderni e raccontare che fossero i capelli delle sue fidanzate. Cosa che ha continuato a fare anche da adulto. Più di una ragazza, durante le indagini, dichiarerà di aver subito questo trattamento. In paese era anche conosciuto in quanto in più di un'occasione aveva importunato ragazze di cui si era invaghito e alle quali faceva telefonate mute con sottofondo la colonna sonora del film Profondo Rosso. Amiche di Elisa asserirono che il ragazzo aveva provato a corteggiarla senza successo e che spesso cercava di attirare a sé ragazze invitandole ad accettare da lui piccoli regalini d'occasione. È stato inoltre anche detto che il ragazzo diventava molto violento quando veniva rifiutato. Durante un'intervista per la trasmissione Chi l'ha visto, racconterà per filo e per segno l'incontro. Ci stavano pochissime persone perché la messa era finita. Ci mettiamo dietro l'altare per una decina di minuti. Dopodiché Elisa mi dice che a mezzogiorno doveva tornare in campagna. La seguo con lo sguardo fino all'uscita principale e dopo mi sono soffermato in chiesa a pregare. Per la madre di Elisa non ci sono dubbi. Danilo Restivo è colpevole. Dopo la scomparsa, la famiglia fece pressione sul perquisire per filo e per segno la chiesa, cosa che non fu mai effettivamente eseguita e gli inquirenti non facevano mai progressi. Felice Genovese, PM di Potenza che si occupava delle indagini, verrà poi indagata dalla procura di Salerno, sospettata per aver insabbiato il caso. Venne prosciolta, ma il caso passò alla procura di Salerno, che svolse poi il resto delle indagini fino all'epilogo. Sono susseguiti, negli anni, una serie di segnalazioni ed avvistamenti da parte di testimoni di ogni tipo, il più famoso, quello del dicembre 1994. Qualcuno aveva detto di aver incontrato Elisa in Albania. Gli inviati di Chi l'ha visto si recarono a Tirana per intervistare una ragazza estremamente somigliante ad Elisa
e poi in altre zone, dove ovviamente non fu ritrovata. Le indagini proseguono contro Danilo Restivo, poiché non era mai stato effettivamente in grado di dimostrare quali furono i suoi spostamenti dopo l'incontro con Elisa, ed anche perché lo stesso giorno, alle 13.45, si sarebbe presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Potenza per farsi medicare una ferita causata, a suo dire, da una caduta da un cantiere in cui stava girovagando dopo aver salutato Elisa. Il pomeriggio stesso avrebbe preso un autobus per Napoli, poiché il giorno seguente avrebbe dovuto sostenere un esame all'università. Le sue dichiarazioni non hanno mai trovato un vero e proprio riscontro. Infatti, nella sentenza della Corte d'Appello del 1998, venne condannato per false dichiarazioni rese al pubblico ministero. Le indagini sono ferme, neanche uno spiraglio di luce. Elisa, come tante altre persone, è scomparsa nel nulla senza lasciare traccia. La famiglia continua senza sosta le sue ricerche e suo fratello crea l'associazione Penelope per i familiari delle persone scomparse. Nel maggio 1999 il fratello di Elisa riceve un messaggio di posta elettronica direttamente dal sito internet dedicato alla sorella, con una nuova segnalazione. La ragazza sta bene, si trova in Brasile e non vuole tornare in Italia. La mail, però, risulta inviata il 23 aprile 1999 alle ore 21.45 da un club di Potenza, frequentato per l'appunto da Restivo, che alcuni testimoni hanno dichiarato di aver visto lì. Ma attraverso il suo avvocato smentisce tutto. Le ricerche proseguono. Restivo continua ad essere il primo indagato, ma nonostante questo riesce a trasferirsi in Gran Bretagna, dove mette su famiglia. Il 22 giugno 2004 viene arrestato, nuovamente indagato, per l'omicidio di una donna di 48 anni, Heather Barnett, avvenuto il 12 novembre 2002. Il corpo della donna era stato trovato completamente mutilato nel bagno di casa sua. Aveva stretto nelle mani due ciocche di capelli. Danilo Restivo era il suo vicino di casa. I due si conoscevano. La donna era una sarta e lui le aveva commissionato più volte delle tende per casa sua. Restivo aveva fornito un alibi, ma non aveva convinto la polizia, che indagando era venuta a conoscenza delle vicende di Elisa Claps. Inoltre, erano state trovate delle impronte per tutta la casa della donna, con una scarpa della stessa misura del principale indiziato. Il crimine venne analizzato da un noto programma televisivo della BBC, che mostrerà delle immagini riprese da una telecamera in cui si vede un uomo che potrebbe essere l'assassino. Inoltre, viene analizzato l'alibi di Restivo. L'uomo aveva dichiarato di trovarsi all'Anacro per frequentare un corso di informatica. La firma dell'uomo risulterebbe, ma l'orario d'ingresso sarebbe modificato da qualcuno non identificato. Viene intervistato il suo insegnante, che lo descrive come un ragazzo silenzioso e mite, ma molto indiscreto nei confronti delle ragazze, che spesso si sentivano a disagio ogni qualvolta lui si soffermava a guardarle. Alcuni testimoni dichiararono di averlo visto la mattina del 12 novembre 2002, giorno dell'omicidio, agitato e con i vestiti macchiati. Restivo, come in gioventù, aveva l'abitudine di tagliare ciocche di capelli a ragazze avvicinate in autobus o altri luoghi pubblici. La polizia lanciò un appello per sapere se qualcuno in zona avesse subito lo stesso trattamento e 5 donne risposero alla segnalazione. 2 di queste riconobbero Restivo. Dopo queste vicende fu indiziato per un altro omicidio, avvenuto il 12 luglio 2002, a 200 metri da casa sua. La vittima era una ragazza coreana che si trovava in Inghilterra per studiare l'inglese. Dopo una serata passata con gli amici mentre tornava a casa, è stata accoltellata. Prima di morire, riuscì a dire: «Il mio assassino aveva una maschera». Venne accusato un giovane tossicodipendente di origine marocchina, condannato poi all'ergastolo. Le indagini però portarono anche al Restivo, poiché si ritrovarono molte coincidenze con i precedenti omicidi, avvenuti anche questi nello stesso identico giorno del mese, il 12. Intanto in Italia continuano le false segnalazioni di depistaggi.
La testimonianza di un uomo, appresa da parte della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno, dichiarerebbe che la mattina del 12 settembre 1993 Elisa sarebbe entrata in compagnia di un'altra persona in un palazzo nobiliare all'epoca inagibile, che ci sarebbe stata una discussione tra i due e che sarebbe finita proprio con la morte di Elisa. La persona con lei, dopo averla uccisa, avrebbe chiesto l'aiuto di un personaggio eccellente di Potenza, all'epoca in contatto con la malavita, che l'avrebbe aiutato a sciogliere il corpo della ragazza nell'acido. Col tempo arrivarono sempre più segnalazioni da parte di ragazze alle quali erano stati tagliati i capelli. Così la polizia fece un appello per scoprire se altre ragazze in Italia erano state vittime di questi atti e numerose furono le risposte positive. La polizia britannica si recò in Italia per prendere ciocche di capelli dalle ragazze e confrontarle con quelle trovate nelle mani della vittima. Il test del DNA aveva infatti determinato che in una mano c'erano capelli appartenuti alla vittima, mentre gli altri erano di una persona non identificata. Degli operai che effettuavano dei lavori di manutenzione nel sottotetto della chiesa Santissima Trinità di Potenza, ultimo posto in cui era stata vista Elisa, hanno trovato un corpo mummificato, palesemente occultato da tegole, che erano state spostate. Vengono ritrovati un orologio, gli occhiali, orecchini e i sandali. Il reggiseno è tagliato in due ed i jeans sono aperti. Tutto ciò fa pensare che la ragazza abbia subito un'aggressione a sfondo sessuale. I parenti hanno subito riconosciuto gli oggetti accanto al cadavere come quelli appartenuti ad Elisa ed il 23 marzo 2010 si conclude l'autopsia sui resti di Elisa Claps, eseguiti nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, ma solo nel maggio dello stesso anno si avranno tutte le informazioni necessarie per capire come la ragazza sia stata uccisa. La stampa non fa che parlare d'altro. Tra speculazioni ed ipotesi insorgono inevitabili sempre le stesse domande, alcune riassunte durante il programma Chi l'ha visto da Marco Travaglio. Per i familiari il ritrovamento sarà sempre una messa in scena. La madre di Elisa dichiarerà di aver sempre sospettato del parroco dell'epoca, Don Mimì Sabbia, in quanto non le permise mai di perquisire la chiesa. Cominciarono a girare voci per cui il corpo di Elisa sarebbe stato trovato addirittura 2 mesi prima del ritrovamento ufficiale. A scoprirlo sarebbero state 2 donne, madre e figlia, Margherita Sant'Arsiero e Annalisa Lovito, durante delle pulizie. Queste avrebbero confessato di aver trovato il corpo e di essersi precipitate dal viceparroco dell'epoca, il sacerdote brasiliano di 33 anni, Don Wagner Oliveira. Le 2 donne rilasceranno diverse dichiarazioni contrastanti. Durante la trasmissione Chi l'ha visto negheranno di aver mai visto il corpo. Il viceparroco disse invece di essere salito nel sottotetto dopo essere stato allertato da una delle 2 inservienti, che aveva trovato qualcosa di molto simile ad un cranio. Lui però, guardando le macerie, vide occhiali, sciarpa, un laccio di scarpa, ma pensò che il cranio fosse un vecchio pallone. Disse di aver avvertito il vescovo, che però era molto occupato in quel momento, quindi non gli diede retta e col passare dei giorni la cosa gli passò di mente. Le donne interrogate asserirono però di non essere mai state nel sottotetto e che il loro coinvolgimento fosse solo una strumentalizzazione della Chiesa per salvaguardare i veri responsabili dell'occultamento del cadavere dalle indagini. Cosa probabilmente vera, in quanto nessuno era in possesso delle chiavi per accedere a quella zona. Difatti, anche chi andò ad eseguire lavori di manutenzione fece fatica ad ottenerle. Ad essere coinvolto quindi non è solo l'autore materiale dell'omicidio, ma anche una serie di persone responsabili dell'occultamento del cadavere che per anni erano a conoscenza della presenza del corpo di Elisa nel sottotetto, ma che hanno sempre omesso, negato ed insabbiato ogni prova valida che avrebbe potuto ricondurre al suo ritrovamento. Il 19 maggio 2010 Danilo Restivo viene arrestato per l'omicidio di Heather Barnett. La polizia lo aveva tenuto a lungo sotto controllo, pedinato diverse volte, era stato visto armato di uno stiletto seguire delle donne in zone boschive. Il 28 maggio 2010 si apprende che Elisa Claps è stata uccisa con 13 colpi di arma da taglio. Quando il cadavere venne ritrovato, venne prelevato il DNA da alcuni oggetti ritrovati attorno al cadavere.
tra cui un materasso. Su di esso c'erano delle tracce di sperma da cui erano stati estratti due codici genetici diversi tra loro, mentre su nostro finaccio un terzo, sovrapponibile però ad uno dei due ritrovati sul materasso. Dopo diversi mesi si riuscì a ricostruire l'intera vicenda. Elisa deve aver incontrato Danilo Restivo e si erano recati entrambi nel sottotetto. Qui era stata colpita con una forbice di medie dimensioni e da una lama tagliente. L'aggressore stordì Elisa e con foga si accanì contro il corpo, tagliandolo davanti e dietro per un tempo decisamente lungo. Accanto al cadavere venne ritrovato un bottone rosso, probabilmente appartenuto ad un abito cardinalizio. Sotto al corpo furono trovati dei fori eseguiti grossolanamente con un cacciavite rotto, al fine di far disperdere il sangue e le sostanze organiche. Il 9 marzo 2011, durante il programma Chi l'ha visto, viene dichiarato che furono trovate tracce del DNA di Restivo sulla maglia che Elisa indossava quando fu uccisa. Non solo era presente il sangue, ma anche la saliva dell'uomo. Il 30 giugno 2011, Restivo viene condannato all'ergastolo per l'assassinio di Heather Barnett. Durante la sentenza si afferma che non c'erano dubbi sul fatto che Restivo avesse ucciso anche Lisa Claps. Il processo in Italia comincia l'8 novembre 2011 presso il Tribunale di Salerno e l'11 viene condannato a 30 anni di reclusione, ma che continuerà a scontare come ergastolo in Inghilterra. Il 2 luglio 2011 ci furono finalmente i funerali della ragazza e venne proclamato lutto cittadino. Fu svolto all'aperto e non in chiesa su richiesta della madre. Dopo la sentenza, però, le indagini continuarono al fine di sciogliere l'intricato nodo attorno alle vicende della scomparsa e dell'occultamento di cadavere e di incriminare le persone coinvolte che avrebbero aiutato il killer. Portarono così alla luce numerose vicende controverse, come quella del genetista che avrebbe dichiarato il falso sul DNA del killer o sulla morte del commissario Anna Esposito. Aveva chiesto un appuntamento a Gildo Claps, il fratello di Elisa, per rivelargli delle indiscrezioni sul caso, che non riuscì mai a comunicargli. La donna venne ritrovata pochi giorni prima della data fissata per l'incontro, impiccata con la cintura della divisa. In quegli anni il caso venne archiviato come suicidio, ma fu riaperto nel 2014. L'11 marzo 2013 Restivo ritorna in Italia in regime di estradizione provvisoria dalla Gran Bretagna per partecipare al processo d'appello. Il 16 aprile ribadisce la sua innocenza, dando le condoglianze alla famiglia ed esprimendo il desiderio di voler portare dei fiori sulla tomba di Elisa, indignando la madre che lasciò l'aula. La corte gli confermerà i 30 anni di reclusione. Ad oggi la chiesa della Santissima Trinità, situata nel pieno centro storico di Potenza, è rimasta chiusa al culto. Nonostante siano passati 27 anni, le domande attorno a questo intricato caso sorgono naturali. Com'è possibile che il corpo di Elisa non sia stato trovato in tutto quel tempo? È possibile che siano state coinvolte altre persone che hanno collaborato all'occultamento di cadavere? Perché non si seguì nessuna pista? Perché a Restivo fu data la possibilità di allontanarsi? Che ruolo ha realmente avuto Felice a Genovese, il PM che avrebbe dovuto occuparsi delle indagini? Da chi è stato protetto Restivo? La sua famiglia era a conoscenza del delitto? Ma soprattutto, cosa è successo davvero ad Elisa Claps? Dimmi cosa ne pensi nei commenti e se il video ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale.